Ciao a tutti, dormiglioni. Bentornati sul canale o benvenuti nel caso in cui foste nuovi. In quel caso, non dimenticate di iscrivervi, mi raccomando. Allora, questo This Week sarà un po' diverso rispetto al solito. In primis perché sicuramente qualcuno se lo aspettava in diretta, come avevo anticipato, ma no, no, non è in diretta, è solo in premiere. E in più ci sarà un video tag, il tag della quarantena. Ho deciso di farlo in questo video perché, combinazioni di cose, il video di questa settimana era proprio a tema di cosa facciamo in quarantena e poi sono stato taggato in questo tag da ben non una, non due, ma ben tre persone. E quindi mi sono detto, beh, sì, unisci le due cose, ha senso, anche perché altrimenti sarebbe stato forse un po' un doppione poi. E quindi direi di cominciare e poi dopo il video tag, insomma, il This Week procederà come al solito. Allora, il tag, come dicevo, il tag chiamato quarantena. Quarantena, cosa faccio nella mia quarantena? Non ho idea, onestamente, se abbia un nome specifico perché ho visto che ogni persona gli dà un po' la sua versione, ecco, quindi io lo chiamerò così, cosa faccio nella quarantena? Ed è un tag creato da Issima91, che salutiamo, così come salutiamo le tre persone che mi hanno attaccato, ovvero Arianna Ari ASMR, Black Moon ASMR e Marco ASMR. Grazie mille, siete stati gentilissimi a pensare a me. Avete anche speso belle parole, quindi vi ringrazio. Se non li conoscete ancora, vi lascio nella info box qui sotto i loro canali e vi consiglio di visitarli perché sono molto, molto, molto bravi. Prima di cominciare con questo tag che prevede 15 domande più un bonus, faccio anch'io i miei tag. Devo dire che questo tag ormai è circolato un po' su tanti canali, quindi mi diventa anche difficile riuscire a seguire chi ha attaccato chi. Spero di non taggare persone già attaccate e se così fosse, chiedo venia. Non ho avvisato nessuno di questa mia intenzione di fare il tag, quindi come sempre, se vi va di farlo, ben venga. Se non vi va di farlo, non me la prenderò, tranquilli. E taggo Gelso ASMR, Guido ASMR e Sverigia. Nel caso trovate anche qui i loro link nella info box, i link ai loro canali. Consiglio anche loro, naturalmente. Cominciamo subito. Allora, la prima domanda è: da quanti giorni sei a casa? Allora, di sicuro sono a casa dal 10 di marzo, che è la data in cui è entrata in vigore, diciamo, la quarantena più ristretta, no? Ma già da qualche giorno prima evitavo di fare grandi uscite, insomma, per evitare di mettermi in situazioni a rischio. Sono un pochino ipocondriaco e quindi cerco sempre, quando è possibile, di evitare situazioni che possono rivelarsi rischiose, tipo andare in giro come questa. Perciò, insomma, dal 10 di marzo è circa un mese, beh, considerando qualche giorno prima, un mese abbondante, ecco. Poi domanda numero 2: come stai passando queste giornate? Allora, in parte la mia giornata non è che sia cambiata molto, faccio un lavoro che mi permette fortunatamente di lavorare dove c'è un computer e una connessione a internet, faccio siti web per chi se lo chiedesse, tra parentesi, per chi se lo chiedesse, se cercate su YouTube, Google, nel canale You Better Work Bitch, trovate un video della serie Chiedilo a Luca in cui parlo del mio lavoro. So che il titolo non è forse dei migliori, ma mi sembrava una bella citazione. E quindi, insomma, la mattina tendenzialmente lavoro e non lavoro granché al pomeriggio perché le cose da fare sono effettivamente poche. Io lavoro con attività che in questi giorni sono principalmente chiuse e quindi, insomma, le cose da fare sono veramente ridotte e tendenzialmente riesco a gestirmela al mattino. Poi al pomeriggio in genere dormo un po', in genere un po' spesso dormo un po', oppure faccio magari ancora dei lavori che non ho finito al mattino, mi alleno perché è vero che non posso andare in palestra. Chi mi segue su Instagram, anche qui link
piacere. Chi mi segue su Instagram sa che sono praticamente sempre in palestra, nonostante le mie braccine possano far pensare il contrario. E quindi mi alleno a casa, mi alleno a casa. E sotto certi punti di vista mi sembra di avere risultati migliori a casa che non in palestra, quindi ragionerò sul mio allenamento. E poi cosa faccio? Guardo un po' di Netflix, guardo serie televisive, leggo un po' e insomma gioco un po' all'Xbox anche, insomma cerco di tenermi impegnato, ma insomma tendenzialmente, a parte il pomeriggio che è un pochino più libero, faccio quello che facevo prima in posti diversi, in posti diversi. Domanda numero 3. Con chi parli più spesso su WhatsApp? Allora, anche qui in realtà non è cambiata molto la situazione per me su WhatsApp. Devo dire che la persona con cui parlo più spesso è il mio amico Andrea. E già prima ci sentivamo praticamente sempre su WhatsApp. Lui abita a New York. E quindi, insomma, per sentirsi non è che ci fossero molte altre alternative se non WhatsApp e chiamarsi o Instagram. Ma su WhatsApp vince lui. E sto continuando a sentire lui più di tutti. Sì. Domanda 4. Serie TV da consigliare? Allora, io mi sento di consigliarvi La Casa di Carta. So di arrivare tardi, ma io ho iniziato a vederla solo nei giorni scorsi. Avevo provato a guardarla qualche tempo fa, ma non era riuscita a catturarmi pienamente nei primi minuti. Io in genere faccio questa cosa, guardo i primi 10-15 minuti, se mi prende bene, se non mi prende è difficile che ritorni sui miei passi. Ma in questo caso ho voluto dare un'altra chance, visto che ne parlano tutti così bene. E probabilmente ero più nel mood e mi sta piacendo molto. Se non l'avete mai vista, come il sottoscritto, ve la consiglio, vale la pena. Domanda 5. Dai 3 consigli su come passare il tempo in casa a chi ti segue. Allora, non so se riuscirò a dare 3 consigli distinti. Il primo consiglio che do è quello di avere cioè di programmarvi la giornata, no? Tanti di voi so che siete in età di scuola, so anche che comunque c'è chi lavora, quindi se andate a scuola bene, avete già la mattinata piena. Se lavorate in smart working, molto bene, avete anche lì la giornata abbastanza fissata. E poi cercate di fare delle attività costanti nel corso del tempo e non vegetate, ecco, no? Quindi tipo che ne so, io lavoro al mattino, poi al pomeriggio un po' dormo, ok? Mi alleno, gioco, magari mi faccio il giro in cortile, sono fortunato di avere un cortile in cui poter fare il giro e credo che sia una buona idea per cercare di non fossilizzarsi magari sul divano o nel letto tutto il giorno e in quel caso si diventa un po' tosta. Il secondo consiglio che vi do è quello di vestirvi come se doveste sempre uscire, non necessariamente per uscire la sera, ma tipo io mi rendo conto che spesso mi alzo al mattino e inizio a lavorare in pigiama perché mi dico, ma sì, tanto chi mi vede? E non è una bella abitudine, quindi insomma sto cercando anche io di sforzarmi di alzarmi, vestirmi, perché è vero che sono in casa, che potrei stare in pigiama, ma ci sta, ci sta. Non so perché, ma credo che abbia senso. E il terzo consiglio, sfruttate questo tempo. Io personalmente mi rendo conto molto spesso, nella vita di tutti i giorni, pre-quarantena, mi rendevo spesso conto di avere necessità di fermarmi un attimo per mettere in ordine nella mia testa. Ogni tanto trovavo il tempo per farlo, ogni tanto mi dicevo, vabbè Luca, fai quello che devi fare, ci pensi poi. Questa quarantena, tutto sommato, può portarci questo vantaggio, no? Dovendo essere bloccati per forza di cose, possiamo fare chiarezza nei nostri pensieri, cercare di sistemare alcune situazioni, per esempio. Quindi sì, cercate di sfruttare al meglio questo tempo extra che abbiamo. È un po' come se avessimo messo in pausa un film, no? Possiamo prendere qualcosa da sgranocchiare, pensare e poi rimettiamo in play il film quando finisce la quarantena. Poi, domanda 6. La tua crush di questa quarantena? Allora, non ho una vera e propria crush specifica in questa quarantena. Sapete che la mia rimane Marno, insomma, per YouTube, Marno per sempre. Ci tengo a specificare, mi sono reso conto che molti di voi non sono forse
super consci di cosa si intenda per crash, e quindi nel caso in cui, anche voi che stiate guardando il video, non sappiate che cosa si intende con crash, è un po' l'infatuazione del momento, no? E quindi sì, la mia crush non è più una crush, ormai è una storia d'amore non ricambiata con Marno, che mi piace tantissimo come fa i video. Altre crush non ne ho, anche perché non ho modo di uscire e di sviluppare delle crush, ecco. Quindi forse anche qui mi va bene così, cuori infranti un pochino meno. Domanda numero 7. 7, 7, 7, 7. Chi sarà la prima persona che chiuderai appena finirà tutto? Allora, non sarà una persona sola, ma saranno tre persone, e penso che al 99% le prime tre persone che vedrò appena finita la quarantena saranno mia sorella, mio cognato e mia nipote, che non vedo da appunto quando è iniziata la quarantena. Ci vediamo ogni tanto così su WhatsApp, in videochiamata, ma fatta se non è la stessa cosa, e presumo che saranno loro le prime persone che vedrò. Domanda numero 8. Quale sarà la prima cosa che farai? Ipotizzo anche qui che al 99,9% la prima cosa che farò, anzi che faremo come famiglia appena finirà la quarantena, sarà una bella cena di famiglia per rivederci e passare un po' di ore assieme. Quindi sì, questa presumo sarà la prima cosa. Domanda 9. E la seconda? La seconda, ragazzi, so che qualcuno se lo aspettava come prima, sarà andare in palestra. Assolutamente, non vedo l'ora di tornare in palestra, di arrabbiarmi con chi usa gli spogliatoi come se fossero casa sua, mettendo la sua roba ovunque, di arrabbiarmi con chi usa gli attrezzi per delle ore occupandoli senza usarli effettivamente, sì. Mi manca tutto questo, mi manca tutto questo. Domanda 10. Il primo posto in cui andrai? Beh, ipotizzando che la cena si faccia qui, in casa mia dei miei, ipotizzo che il primo posto in cui andrò sarà la palestra. Domanda 11. Il primo negozio in cui metterai piede? Non lo so. Allora, io in genere non faccio la spesa, vivendo con i miei, non sono io l'addetto alla spesa, ma devo dire che ho un po' di mancanza di supermercati, perché capitava comunque di andare, quindi ipotizzo che sì, andrò in qualche supermercato. Domanda 12. Con chi andrai a cena fuori la prima volta? Boh, sapete che io in realtà non è che ami proprio molto andare a cena fuori, quindi consideriamo la cena di famiglia come cena fuori? Facciamolo, e andrò con la mia famiglia, ovviamente. Domanda 13. Il primo viaggio che vorrai fare? Beh, considerando che è finita la quarantena, cioè la finiremo noi, ma probabilmente nel resto di Europa e nel resto del mondo ancora non sarà terminata completamente, è un po' difficile pensare questa cosa. Sicuramente mi piacerebbe tornare a Londra, ma là penso che passerà un po' di tempo prima di tornarci, ma credo che allo stesso tempo per me, parlo per me, passerà un po' di tempo prima di fare qualsiasi genere di viaggio, perché un po' di strizza poi rimane, no? Dici, oh mio Dio, ma siamo sicuri che è sicuro? E pensandoci, devo dire che forse se mi dicessero, ok Luca, la quarantena è finita, ora non so se domani andrei in palestra, avrei ancora un po' di strizza. Penso che aspetterei comunque qualche settimana, magari qualche settimana no, ma un po' di tempo per vedere che insomma sia effettivamente tutto più tranquillo. Domanda 14. Il primo drink che berrai? Non lo so, perché in realtà sapete che io non è che sia proprio un amante dell'alcol. E oddio, i drink possono anche essere analcolici, però non lo so. Questa domanda mi sento di balzarla, perché difficilmente capita che io esca per andare a bere con amici o cose di questo tipo, cioè capita proprio mai, non è una cosa che mi piace fare, quindi balziamo la domanda proprio. Questo è un saltello, boom. Domanda 15. Cosa hai imparato in questi giorni? Allora, ho imparato che a volte diamo molto spesso le cose per scontate, tipo la nostra libertà personale, e penso che molti di voi, così come me, fino a prima della quarantena si desse un po' per scontato il fatto di poter uscire, andare a prenderci un caffè, andare a fare la spesa, anche solo una passeggiata, e
ora questo ci ha messo di fronte a un fatto, ovvero che tutto sommato abbiamo una grande libertà e non ne siamo consci fin quando non ce la limitano. E quindi sì, insomma, penso che quando finirà tutto questo ci sentiremo forse più grati per quello che abbiamo. Ho imparato questo, non so se valga come risposta, ma penso di sì, per me vale, tu sì che vale, ok. Poi abbiamo la domanda 16, la domanda bonus, ovvero manda un messaggio positivo. Beh, il mio messaggio positivo è quello che dobbiamo tenere duro, perché è vero che magari può sembrare di dire oh no, siamo in quarantena da tantissimo tempo, non si sa quando finirà, resteremo in casa per sempre, ma consciamente sappiamo che poi non è così, si tratta di fare ancora un piccolo sforzo. E poi torneremo bene o male alla vita di tutti i giorni con un po' di, magari non sarà immediato, ecco, con un po' di rodaggio, ma ce la faremo, e insomma andrà tutto bene. Non sarò il primo a dirlo, non sarò l'ultimo a dirlo, ma insomma ne sono convinto. Allora, questo era il tag di come passo la mia quarantena. Ricordo, se volete farlo, anche se non vi ho taggato, potete farlo, cioè sentitevi liberi di farlo, vi autorizzo io. E insomma, spero vi sia piaciuto, vi abbia interessato. E naturalmente aspetto di sapere qui sotto le vostre risposte alle domande, anche nel caso in cui non abbiate canali e vogliate comunque farmi sapere cosa fate. Le aspetto con piacere. Direi, subito dopo il tag, passiamo ai saluti di questo This Week. Sapete che il primo This Week del mese è dedicato al saluto degli abbonati al canale, che ringrazio tantissimo perché sostengono attivamente il canale. Un grazie di cuore. E i saluti di questo mese vanno a Luca Rossi, Stefano Rossi, siete fratelli? Indagherò. Thomas Bruzzi, Lorenzo Cernuschi, Nicola Mario De Marchi, Gesù Superman GM, Gianluca 04, Nico Ceca, Bad Guy, Manu Q4R, Manu, ce l'ho fatta, non ho sbagliato, Fantastic Alesh, il canale di Are Chiaro, Fabi Offline, Patrick Bononi, Edoardo, Francesco Riva, Ricky 10, Massimiliano Ficorilli, Mirko Ghost 06, Filippo F e Silvana Freda. Quindi grazie mille ancora a tutti voi che insomma mi aiutate, ma grazie anche a voi che siete passati di qui, anche se magari non potete abbonarmi o semplicemente non volete. Insomma, mi fa piacere che siate qui. Se volete contribuire, basta anche un semplice thumbs up al video. Proseguiamo con una piccola specifica che mi sento di fare, perché sento già i commenti di qualche persona in lontananza relativamente alla copertina di questo video. Chiaramente l'ho già scattata, so di cosa sto parlando, e nella copertina l'avrete vista, presumo, ho una mascherina e un guanto. Bene. Ci tengo a specificare per tutti coloro che stanno per scrivere un commento dicendo Luca, con la carenza di mascherine e guanti tu li usi così, li sprechi per fare una copertina. Tranquilli, prendete un bel respiro, espirate. Sono materiali di scena che ho nella mia scatola di trigger ormai da immemori mesi, da quando ho fatto il video roleplay del dentista, quindi parliamo veramente di parecchi mesi fa. E insomma, materiali che quindi non possono più essere utilizzati per quello scopo, quantomeno la mascherina, visto che è stata esposta alla qualsiasi per dei mesi, non è più propriamente igienica. Quindi tranquilli, so che la maggior parte di voi neanche ci avrebbe pensato a questa cosa, ma so come funziona il mondo e ci tenevo a specificare questa cosa prima di dover rispondere ai commenti singolarmente. Così, così. Piccole parentesi, ci tenevo comunque a leggere alcune delle vostre idee per passare la quarantena. Ne ho scelte poche, in realtà solo due, perché devo dire bene o male siamo tutti lì. Ho scelto quelle un pochino più particolari che mi hanno fatto anche sorridere. La prima è quella di Elia Venturi, un saluto caro Elia, che scrive: idea geniale, cucinare carbonara a pranzo e crepe a merenda.
il ristorante fai da te non sarebbe durato, invece va avanti da 2 settimane. Bravo Elia, le idee imprenditoriali ripagano sempre. Magari scopri anche una possibile carriera futura, no? Potresti aprire un locale che fa crepe e carbonara. Potrebbe essere una bella idea di business. Bravo Elia, bravo Elia. Ah, poi abbiamo anche l'idea di Matteo Fabbri. Un saluto anche a te, Matteo, che scrive: io mi sto improvvisando personal trainer e MasterChef. Mi diverto molto, ma soprattutto passa il tempo. Nel mio caso specifico sono un appassionato di motori e nel garage ho un vecchio motorino degli anni 90, tutto scatapecchiato. Era un po' che lo volevo sistemare e ora ho trovato il tempo e l'ispirazione. Perciò il mio consiglio è di sfruttare il tempo per capire chi siete, cosa volete e investire sulle vostre passioni. Bravo Matteo! Allora, credo che questa tua idea, questo tuo commento racchiuda in pieno parte di ciò che dicevo prima nel tag, no? Abbiamo questo tempo extra a disposizione che diversamente avremmo utilizzato lavorando o correndo dietro 1000 impegni. Sfruttiamolo appieno, alimentando le nostre passioni, scoprendone di nuove, facendo cose che non avremmo fatto fino a questo momento, no? È un ottimo modo per non buttare via delle settimane. Quindi, bravo, 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 bravo. Ah, cos'altro? In genere a questo punto vi parlo delle serie televisive che sto guardando, ma l'ho già fatto. Ma, ho scoperto che il martedì su Premium Crime danno Veronica Mars, la stagione 4, doppiata in italiano. Se mi seguite da un po', tipo dall'estate scorsa, sapete che l'estate scorsa ve ne avevo parlato e volevo vederla, ma ho visto la prima puntata e poi, insomma, non ho guardato oltre. Quindi ora l'ho messa a registrare su Sky e spero di recuperarla. Ce la farò. Ai posteri, l'ardua sentenza. Ragazzuoli, spero che questo video This Week più Tag vi sia piaciuto, vi abbia rilassato e vi abbia magari allontanato un po' dai vostri pensieri. Io vi ricordo che ci vediamo nei prossimi giorni, sempre qui, se volete scrivere.